Bene ragazzi, eccoci qua su Grounded. Devo dire che hanno modificato la schermata principale. Adesso vediamo. A te l'hanno fatto sempre che ti spaventi. Io sono Pepe, io non ho capito perché deve essere il mio personaggio e invece mi fanno sempre che mi spavento pure di me. Guarda, mi tengo le mani. Non so se è freddo oppure perché c'è paura. No, io non ho paura, sono Pepe. E in effetti non Aiuto, c'è. paura, paura. Hai paura? Allora, No. Ho paura, paura, paura. vedi, dove siamo rimasti? Erano tipo ritornati a casa? Abbiamo volato da qualche albero, sicuramente. Dice se è volato da qualche albero. Sì, mi volevo sempre. Cos'è che vuole? Qui vuole foglia di trifoglio e Abbiamo corda grezza. Guardate che vuoi uccidere questa mosca. Dov'è? Moscerino? Eccolo. Ecco il moscerino, ho ucciso il moscerino, perfetto, pelura di moscerino. Io volevo crearmi l'arco comunque, perché ero molto curioso di testare l'arco. Voglio un attimo vedere com'è, non l'ho mai usato. mangiato un po' di funghi, anche per l'acqua è mia, ma dove sei? Sono sempre nella base che sto facendo una bella cassa, così ci possiamo posare qualche cosa che non ci serve, tipo pezzi di ghianda, corda di seta le possiamo depositare, insieme a certe cose che però non ci servono, quindi depositiamole tutte. Già mi sta venendo sete, aiuto. Seguimi, Pete. Dove sei andato? Ma? Che sono queste cose? Si è aperto per caso? Si è aperto! Si è aperto, ma? Che cosa sono delle Sono presa dal mentine? controller. Problema tecnico. Allora, Peppe, dove sei? Che ti devo dare qualcosa. Ah, ma non è andato bene, guarda, pure non è andato bene. Ah, ma sono confuso ora. Sono. Non ti trovo. Eccoti. Non ti trovo. Dove sei? Cosa fai? Eccomi, sono dietro di te, Vedo. sono dietro Ti vedo. di te. Dove Ecco, sei? dietro, sono dietro, eccomi. Eccomi, dove. Ciao. Ciao, prendi questa linfa, vai, mangia che ti dà sia sete che fame che cura. Prego. Piano piano. Innanzitutto ci diamo questo qua e ci dà il cibo. Qui, dietro di te. Non c'ho acqua, comunque, Acqua, aspetta che è là sopra, guarda. Momento, saliamo questa erba secca. Ok. E qui c'è dell'acqua. Andiamo adesso in un posto dove ti volevo portare. Che ho quello che ho capito sulla mappa, ma esplorando un po', c'è tipo una specie di lago con i chip di Borg che ci aveva detto, no? Che ci aveva appunto detto che ci sono vari laboratori sparsi per questo mondo miniatura. E noi dobbiamo prendere quindi i chip di Borg che si trova nel laghetto, dovrebbe essere tipo. Mi sa che quello è il laghetto. Però di non incontrare un ragno perché non siamo messi nelle migliori situazioni per incontrarlo in questo momento, No, eh. Cos'è ho quel coso? molto paura, ma non aspetta. Ma che? Ho visto non mica saltare. Va bene. Ma dove conduce? Come si ruota? Devi salire così. Devi mirare. Dipende da dove vuoi andare. Devi mirare. Dipende da dove vuoi andare. Tipo, in superficie devi mirare sopra, ovviamente. Prendo in superficie. Ok, sono sotto la ninfea. Cosa c'è? Cioè, vedo delle ro. C'era di ninfea? Che cosa c'era di ninfea? Peppe! Sono qui, guarda, c'è una carpa enorme. Sono qui, Peppe, guarda. Cioè, siamo nel mare, che a parte un ambiente bellissimo, ma a parte quello. Indicatore per vedere dove sei tu, come si fa? Allora, io sto vedendo un attimo qua. Cosa vuole qua? Cosa vuole tipo un coltello? Che c'è in questa grossa ninfea? Quello è un girino, per caso? Vabbè, qui andiamo dalla cella di ninfea che non so a che serve, ma noi la prendiamo, poi analizziamo, vediamo cosa possiamo Io farci. sono questa pianta di mare, cosa Ah, la posso fare per ninfea, sei sopra la conoscere ninfea. questo posto? Dove conducono queste foglie, appunto? Però, Peppe,
Sai cosa ti dico? Secondo me ci dobbiamo organizzare per bene per affrontare questo posto. Abbiamo bisogno di armi subacquee, che adesso vado ad analizzare queste cose che sono molto curioso. Ma prima di tutto voglio un attimo vedere altre creature marine se ci sono. Di solito mi chiedo se aiuto, sono pesca, aiuto nel mondo sottomarino. Siamo nel mondo sottomarino. Lì c'è una carpa enorme che voglio investigare. Posso investigare? Allora? Ho lanciato per sbaglio la mia lancia. Allora, Sì, mi sono adottato. voglio un attimo analizzare quel mostro marino se posso, devi vedere. Ok. Eccola. Si è fatto analizzare per un secondo. Oh, ma mi sono trovato, guarda. È una cosa bestissima, queste diventa cose. Sì, potevi prenderla. Però devi andare nelle parti in cui c'è. Ah, vero, anche per conti, forse. Sì, co cos'è Io lo so quello? bene. Chi è? Ragno. Ragno palombaro? Aia, mi ha fatto male sto qui. Peppe, ci sono i ragni palombari. Ci sono i ragni, andiamo in superficie, ci sono i ragni. I Andiamo. ragni palombari, i ragni sottomarini ci sono. Ok, vieni, sali in questo rametto. C'ho un ragno, Peppe, sono morto. Sì, vai, vai. Ok, vai, cammini. Aiuto! Sì, sono caduto, vieni, scendi, scendi. Scendi, vai avanti e scendi. Ecco, vai qui. Ok, andiamo da Borg, dobbiamo andare adesso. Che comunque, già ho visto un ragno palombaro e non mi ha convinto per niente. Ma analizziamo un po' di cose. Innanzitutto pezzi di ghianda. E ci abbiamo il succo. Ok, il succo. Poi analizziamo. Cos'è questa? La pulce d'acqua, ok. 9 ricette decifrate, esca difensivo, branche liquide, trofeo e pulce d'acqua impigliata. E la cera? Che cosa mi dà? Pinne, lanterna melmosa e macchina verde. Vabbè ragazzi, direi che questo episodio lo possiamo concludere qui, spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio andremo a prepararci per questo mondo sottomarino, quindi. Tu sei pronto, Peppe? Sì. Per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Grounded. Ok.